Da Trento parte un treno nuovo della storia. Siamo al Marte, che è il primo museo d'arte contemporanea in Italia, e questo treno prosegue, sfiora Venezia e arriva a Ferrara, dove una nuova amministrazione esalterà il castello, che è il luogo che è stato centro della storia del Rinascimento e poi è diventato emblema dell'arte contemporanea con le muse inquietanti di De Chirico. De Chirico lavora a Ferrara, vive a Ferrara tra 1916 e 17 e dipinge il castello, che è l'emblema di un mondo diverso che non ha a che fare con la realtà ma con la metafisica. E questo è il primo treno che va verso Ferrara. E poi da lì si può andare anche a Torino, dove la metafisica è nata, e il percorso del Po fatto a rovescio, rovesciando i principi di Bossi e della Padania, e si torna invece verso le sorgenti del fiume. E poi, una volta che tu hai fatto questo percorso, dovrai ritornare indietro e, saltando Bologna, città sostanzialmente non necessaria, andare a Forlì. E da Forlì a Predappio, per vedere i luoghi dove Salvini ha preso esempio per evitarlo. C'è un faro che riaccenderemo e la città di Predappio diventerà una pagina di storia, senza nessuna nostalgia del fascismo, ma con il compiacimento di quello che è avvenuto. Arrivando poi a Forlì, città che è stata liberata da una dittatura comunista che è durata per un tempo infinito, e oggi tutti quei comunisti sono diventati leghisti. Per non far sì che in questo modo essi si danno la seconda volta, cercheremo di essere utili a loro perché trovino la buona strada e salgono sul treno di De Chirico per arrivare verso la felicità, e cioè ai lidi romagnoli, dove tutto il mondo si ritrova nella notte di Fellini, e lì noi stiamo per arrivare.